Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione flash su Teletruria. Resta delicata la situazione nella provincia di Arezzo. Il presidente della provincia, Silvia Chiassai Martini, analizza il quadro e non nasconde la conferma della zona rossa da parte della regione. È un momento difficile tra colorazioni rosso, arancione. Qual è la prospettiva in realtà? La situazione purtroppo non è positiva perché l'incidenza settimanale della provincia è rimasta identica praticamente a quella della settimana scorsa, quando poi il presidente Gianni ci ha dichiarato zona rossa. Quindi la situazione a livello provinciale non sta migliorando, sta variando all'interno delle vallate. Quindi c'è la Val di Chiana, per esempio, che è l'unica vallata che sta migliorando da un punto di vista dei punteggi ed è sotto la soglia dell'incidenza di 250 casi ogni 100.000 abitanti, mentre è cresciuta il Val d'Arno, sul quale sono arrivate diverse varianti, tra cui quella inglese, quindi c'è stata una diffusione soprattutto in alcuni comuni come Pergine da Serina, come Bucine, quindi comuni piccoli che però hanno fatto schizzare i numeri. E sempre complicata rimane la zona appunto su Arezzo, insomma, quindi purtroppo la situazione ancora non si vede, si vede un miglioramento. Il fatto poi che attualmente nella zona rossa siano obbligatorie la chiusura delle scuole, purtroppo è un aggravante che si fa risentire particolarmente per quanto riguarda i disagi legati ai ragazzi, ai bambini, agli adolescenti e soprattutto anche alle famiglie. Quindi ci auguriamo che questa situazione, con il massimo impegno di tutti, possa finire il prima possibile, perché dopo un anno è difficile adesso da parte dei cittadini tollerare ancora delle chiusure. La moglie si crea un tesserino con foto e didascalia per farsi riconoscere dal marito ricoverato. E imitando il cane vero portato ad un'altra paziente, ecco un cane di peluche per lui. Vediamo il servizio. Ancora una storia commovente che arriva dai reparti Covid del San Donato. Una donna, Patrizia, non vedeva il marito da 15 giorni. Gli infermieri, racconta, mi avevano vestita con tutte le protezioni possibili. Mi sono avvicinata al suo letto, ma non mi ha riconosciuto. Gli ho parlato, non ha riconosciuto nemmeno la mia voce. Patrizia è rimasta ferma di fronte al letto del marito nella degenza Covid di pneumologia. Superato l'impatto, ha avuto un'idea. Ha preso a casa una foto e si è creata da sola una specie di grande tesserino di riconoscimento con la scritta «Dentro la tuta ci sono io» ed è tornata a letto dal marito. L'uomo l'ha guardata, finalmente riconoscendola, le ha teneramente stretto la mano e poi insieme si sono messi a piangere. Sergio è stato ricoverato nello stesso periodo della paziente alla quale è stato portato in reparto il cane Whisky. Ho visto l'emozione e la gioia di quell'anziana signora e come sia poi migliorata, ha detto Patrizia. Noi non abbiamo un cane, ma ho pensato che un qualcosa che ricordasse casa avesse potuto fare bene a Sergio. Così gli ho portato un cane di peluche, anche lui con un tesserino sul quale ho scritto: se ha funzionato con la signora, tu dovresti uscire facendo le capriole. Proviamo? Non gli avrà fatto bene quanto il cane vero alla signora, ma il suo amore è comunque migliorato. Sergio, infatti, è uscito ieri dal reparto Covid e adesso è nelle cure intermedie di Agazzi. Sarà scoperta domenica prossima, 21 marzo, la statua di Enzo Scatragli collocata davanti all'ingresso del San Donato. Alla celebrazione in memoria delle vittime del Covid saranno presenti anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il senatore Nencini. Cambia l'ingresso dell'ospedale San Donato. La scultura UT a firma Enzo Scatragli sarà il segno da domenica prossima di quanto il Covid abbia inciso nella storia, nella cronaca e nella vita di ognuno di noi. Siamo ancora nel piano dell'emergenza Covid e quest'opera ci ricorda quanto è stato fatto, quante persone ci hanno lasciato e soprattutto quanto resta ancora da fare. Antonio D'Urso, direttore della ASL, annuncia la cerimonia di inaugurazione che si terrà domenica 21 marzo alle ore 11 davanti all'ospedale San Donato. Tra gli altri interverranno il presidente della giunta regionale Eugenio Giani e il senatore Riccardo Nencini, presidente della commissione cultura del Senato. All'iniziativa prenderanno parte anche le autorità cittadine. L'opera verrà benedetta dall'arcivescovo Riccardo Fontana. Il titolo della scultura UT è l'avvio di un progetto culturale chiamato Sit Time, curato per l'ASL da Fabio Migliorati con la collaborazione di Giovanni Grasso, presidente dell'OPI Arezzo. Teletruria riprenderà interamente l'evento e trasmetterà una diretta a partire dalle ore 11. Rimaniamo sempre in tema Covid. Il giovane cardiochirurgo aretino Carlo Rosati, protagonista a Caffè Bollente, lancia un monito. Non c'è solo il Covid, curiamo con pari attenzione anche gli altri malati.
Arriva anche dagli Stati Uniti, dal cardiochirurgo aretino Carlo Maria Rosati, l'appello a non trascurare le cure a chi è affetto da patologie diverse dal Covid. L'appello è stato lanciato dal medico durante la sua partecipazione a Caffè Bollente e ovviamente condiviso dal primario di chirurgia generale Marco De Prizio, presente in studio. È ben noto come negli Stati Uniti nel corso dell'ultimo anno sia aumentata in modo drammatico la mortalità per patologie non legate al Covid, causa la ridistribuzione delle risorse sanitarie e causa anche il timore da parte di molti pazienti di andare in ospedale per problemi appunto non legati al Covid, per la paura di prendere il Covid, quindi pazienti con infarto che sono rimasti a casa e quindi sono morti perché avevano paura di andare in ospedale per non prendere il Covid. Il Covid è una delle tante malattie di cui ci possiamo ammalare, dobbiamo gestire la cronicità, ma non dobbiamo dimenticarci che il paziente malato di tumore dell'intestino o il paziente con l'infarto del miocardio o il paziente con il diabete scompensato ha la stessa dignità di essere operato o di essere curato di un paziente affetto da Covid, perché come è capitata la tegola sulla testa, scusate, a chi prende l'infezione da Covid, è una bella tegola anche a chi gli viene fatta una diagnosi di tumore o di infarto o di diabete scompensato. Ecco, questa è la gestione difficile, è la sfida che credo il governo italiano e i governi regionali dovranno nei prossimi mesi studiare, perché non è possibile pensare solamente al Covid. Chiesta la procedura d'urgenza per la convocazione del Consiglio Comunale prima dell'udienza del 23 marzo. Il tema spinoso della parte civile del Comune sul caso Coingas sta tenendo alta l'attenzione politica nell'ambito aretino. Mossa di tutta l'opposizione che ha ribadito come basta un quinto dei consiglieri per poter promuovere questa iniziativa. La PEC è stata inviata al Presidente del Consiglio, Luca Stella. Fa discutere il caso del primo gatto contagiato con variante inglese dai proprietari. È bene ribadire che i gatti non sono veicolo di contagio da Covid, ma sono purtroppo contagiati dagli uomini. Vittime, non certo fonte di contagio. I gatti che contraggono il coronavirus non possono attaccarlo all'uomo. È vero invece il contrario, come è successo in Piemonte, dove è stato rilevato il primo gatto in Italia colpito da variante inglese. Ad ammalarsi per primi sono stati i suoi padroni. Nel micio la malattia ha fatto la sua comparsa con sintomi respiratori. Il gattino si era ammalato circa 10 giorni dopo l'insorgenza del virus e l'isolamento domiciliare dei suoi padroni conviventi. Questo ovviamente ha spalancato la porta a supposizioni e timori, che è bene chiarire una volta per tutte. Intanto la positività del gatto non deve generare allarmi. A causa della malattia dei loro proprietari, gli animali di affezione si trovano a vivere in ambienti a forte circolazione virale. Non è dunque inatteso che anch'essi possano contrarre l'infezione, ma non esiste evidenza scientifica sul fatto che giochino un ruolo nella diffusione del Covid-19. È il contagio interumano, la via di diffusione della malattia. Per non danneggiare i nostri amici felini, la raccomandazione generale è di adottare comportamenti utili a ridurre quanto più possibile l'esposizione degli animali al contagio, evitando ad esempio i contatti ravvicinati con il paziente, così come si richiede agli altri membri del nucleo familiare. Gli organismi internazionali che si sono occupati dell'argomento consigliano di evitare effusioni e di mantenere le misure igieniche di base che andrebbero sempre tenute, come il lavaggio delle mani prima e dopo essere stati a contatto con gli animali, con la lettiera o con la scodella del cibo. Bocconi avvelenati scoperti dal nucleo operativo di tutela degli animali della Polizia Municipale di Arezzo. I bocconi sono stati rinvenuti nei pressi di un fosso in località Busone, nel comune di Arezzo. Ringrazio ancora una volta, dichiara l'assessore Giovanna Carlettini, la Polizia Municipale per il lavoro che sta svolgendo. Continueremo a vigilare su ogni comportamento che costituisca violenza nei confronti degli animali e su pratiche particolarmente odiose come quella dei bocconi avvelenati, pericolosi anche per i bambini. Cambiamo argomento. Una festa importante, quella di oggi nel calendario liturgico, San Giuseppe, rappresenta un appuntamento speciale visto che è anche la festa del papà.
Una giornata di preghiera, di messe dedicata a San Giuseppe. È un anno particolare che anche il Papa ha voluto proprio dedicare a questa figura straordinaria, simbolo della famiglia. Sì. Il Papa ha voluto dedicare quest'anno, nella ricorrenza dei 150 anni dalla proclamazione di San Giuseppe patrono della Chiesa da parte del Papa Pio IX. Siamo nel 1870, anni particolari, un po' difficili per la Chiesa, e il Papa volle affidare la Chiesa proprio al patrocinio di San Giuseppe. 150 anni dopo il Papa ci invita ancora una volta ad affidarci a questa grande, bella figura di questo patriarca, custode di Gesù Bambino, custode della Madonna, custode della Chiesa, custode di tutti noi. Santa Teresa d'Avila diceva giustamente: io so che le grazie le fa Gesù, che tutto passa attraverso le mani di Maria, e però so che a Nazareth chi comandava Gesù e Maria era San Giuseppe, e allora dice: penso che anche in paradiso abbia la sua importanza, e perciò qualsiasi cosa io la chiedo a lui. Con la fiducia piena in San Giuseppe, tanti auguri ai babbi, tanti auguri alle nostre famiglie, alla nostra città. Che San Giuseppe davvero protegga la nostra città, la nostra chiesa e tutte le nostre famiglie. Il mondo del trasporto industriale raccontato attraverso le immagini. La Menci Group ha archiviato il contest fotografico Noi siamo la Menci, con un evento in videoconferenza che ha riunito autisti e aziende da ogni zona d'Italia che in diretta su Facebook hanno raccontato le loro storie e le loro esperienze quotidiane al volante di un semirimorchio. Questo appuntamento ha rappresentato la conclusione di un percorso avviato da un gruppo di Castiglion Fiorentino nello scorso ottobre, con l'invito rivolto ai trasportatori a condividere le foto dei loro mezzi sui social network, con l'obiettivo di consolidare una rete virtuale tra tanti addetti ai lavori in movimento ogni giorno in Italia e in Europa. Partita l'operazione Antibrina nei frutteti della Val di Chiana. Confermata la collaborazione del consorzio di bonifica, che è venuto incontro alle esigenze dei produttori della zona. Difendere i frutteti diventa un obbligo non solo per gli agricoltori impegnati nella diretta coltivazione, servono strumenti adeguati e il consorzio di bonifica ha deciso di proseguire la sua collaborazione mettendo quello che la tecnologia oggi propone in difesa di una nostra eccellenza. La conferma arriva dal presidente Stefani. Il consorzio di bonifica cerca di dare questo servizio nei tempi richiesti dalle aziende agricole. Lo abbiamo fatto l'anno scorso un po' in emergenza, quest'anno invece l'abbiamo programmato, già a febbraio abbiamo messo in funzione i distretti e in pressione le reti proprio per essere pronti a questa evenienza, e oggi per la prima volta nel 2021 abbiamo aperto gli irrigatori. Dante Moretti, imprenditore agricolo, spiega nel dettaglio l'utilità di questo intervento. Per fare questo trattamento c'è bisogno di parecchia acqua e almeno a 4 atmosfere di pressione, perché l'acqua deve essere nebulizzata, fatta molto fine, in modo che si congela. Come vedete, questo ghiaccio ha avvolto questo rametto di pesco e dovrebbe fargli un po' da protezione. Ecco, come vedete, se io vado a rompere il ghiaccio, sotto ci sono le foglioline e quant'altro. I fiori sono tutti avvolti dal ghiaccio, questo qui è giallo e è salvato. Guardate là che candelotto di ghiaccio attaccato a questo fiore. Vedete qui il pistillo giallo e il fiore com'è tutto ricoperto dal ghiaccio? C'è solo questa piccola finestrina davanti. Questo pistillo, che è così giallo come dovrebbe essere regolarmente in natura, sicuramente questo fiore darà una pesca, un frutto. Quindi il trattamento, perlomeno per questo fiore, è andato bene. In chiusura diamo uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera un TV eventi dedicato a San Giuseppe con le parole di Monsignor Alvaro Bardelli. Subito dopo il telegiornale potrete assistere al consueto appuntamento con 9:10. Oggi torna l'incontro settimanale con il presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini, condotto dal direttore Luca Caneschi. Seguiranno Eurodesk Video News
News, settimanale dedicato alle opportunità di studio in Italia e all'estero, e l'ottava puntata della scorrida edizione 2021 con Francesco Duranti. Concluderà la serata Focus a cura di Susanna Cutini. E questa era veramente la nostra ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Teletruria.